Coach Tarquini, 79 a 60 il risultato finale sul campo della Corsata San Severo. La Globo Campli ha giocato una buonissima partita che rende onore al lavoro che sta facendo la società e la squadra. Allora sì, per alcuni lati è stata una buona partita, per altri no, perché è una di quelle cose che con i ragazzi abbiamo discusso, ma è già da un po' di tempo che sto discutendo con loro sul fatto che non è il valore degli avversari che fanno la nostra qualità del lavoro, è quello che noi riusciamo a fare contro chiunque. Sicuramente venire a giocare a San Severo è molto più difficile perché ha dei giocatori di spessore che noi non ci possiamo neanche avvicinare, però noi dobbiamo avere un nostro carattere e una nostra mentalità di riuscire a fare le cose. Difatti tra l'intervallo siamo dovuti per forza arrivare a scuotere i ragazzi, perché molto probabilmente avendolo già data persa prima, però è una cosa che io non voglio, nel senso che bene, giochi, se gli altri fanno meglio è giusto che vincono, però noi alla fine dobbiamo sempre dare un prodotto che ci porti a migliorare e la nostra qualità, e soprattutto dare un senso a quello che stiamo facendo. Quando è difficile lavorare nelle vostre condizioni? Al giorno d'oggi non è difficile, è quasi impossibile, perché i giovani fanno una fatica incredibile a reagire alle situazioni che c'è in campo. Loro sono preordinati per alcune cose, vanno guidati, cioè per loro stare davanti al computer, ad avere una console in mano, vorrebbero che l'allenatore li guidasse con la console, non hanno una fruibilità mentale loro in campo di reagire, quindi bisogna lavorare il doppio. Fermo restando che come campi è stata fatta questa scelta per ovvi motivi di budget o di cose così, per mettere a posto tutto quello che è stato fatto negli altri anni, una settimana tra preparatore, pesi e tutto il resto, che è un lavoro per una squadra di Serie B immane, va sostenuto da uno staff importante e si dà la possibilità a questi ragazzi di cercare di migliorare e instradarli per diventare dei giocatori. Poi è normale che la qualità non è eccessa, ma questo potevamo avere, questo abbiamo e su questo lavoriamo. Siamo praticamente al termine del girone di andata, avete incontrato tutte le squadre, San Severo è il primo posto in classifica, riteniamo meritato il primo posto, ma qual è la forza di San Severo? Allora, oggi se ne sono resi conto i miei ragazzi, cioè alla fine noi abbiamo giocato sì con tutte, ma una qualità a livello difensivo di quello che ha messo in campo San Severo, mentalmente, giocatori che appena hanno visto che all'inizio ci avevano preso un po' sotto gamba, sinceramente, dopo quando hanno stretto e hanno deciso, non è perché fanno sempre canestro, hanno deciso che si sono messi a difendere e ci hanno reso la vita impossibile. Noi dopo abbiamo dovuto aggiustare delle cose così, ma la qualità di questo gruppo è che quando vogliono stringere, queste tipologie di giocatori sono quelle che quando c'è le partite, non questa, quella importante, sicuramente sanno giocarle, ed è questo che è la forza di San Severo. Non solo rispetto a quello che ha visto questa sera, ma sicuramente avrà visto San Severo video per preparare la partita. Chi è il giocatore che la sta impressionando di più? Sai, questo è un gruppo a troppi punti importanti, cioè alla fine fai fatica a dire questo è il giocatore migliore della squadra, perché è il lavoro che c'è dietro, è che alla fine ci sono giocatori che sanno quello che stanno facendo in campo, quindi la palla se deve andare in un posto va in quel posto, poi è normale che abbiano degli alti e bassi, che ci sia una cosa, ma fondamentalmente secondo me è il gruppo di San Severo che alla fine vi porterà a fare cose importanti. Ritornando a voi, per finire, la domanda che si fanno un po' in molti nell'ambiente: Campli arriverà a fine campionato? Sì. Quello è con tutto quello che abbiamo fatto, ormai sarebbe stato un lavoro stupido, cioè nel senso abbiamo, con la federazione siamo a posto, abbiamo, indipendentemente dai problemi che abbiamo avuto l'anno scorso, quest'anno la garanzia è quella di arrivare sicuramente a fine anno. La scelta dei ragazzi è stata fatta per limitare il budget e riuscire a fare le cose giuste. Nella programmazione, cioè che poi il prossimo anno, indipendentemente da quello che sia il campionato, si fa una linea e si dice bene, questo possiamo fare, facciamo, questo non possiamo fare, non facciamo, perché alla fine hanno voluto mantenere la categoria, perché a Campli hanno il cuore pieno di pallacanestro, la tradizione l'hanno voluta mantenere, abbiamo trovato la strada per farla. I miei dirigenti si sbattono dalla mattina alla sera per reperire economicamente il poterci fare arrivare fino a fine anno, ma lo stanno facendo, quindi non posso dire niente, anzi devo dire grazie, perché bene o male hanno rispettato quello che mi hanno promesso.
Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.